Salve a tutti, in questo video vi guiderò nella risoluzione del primo problema della simulazione di seconda prova proposta dal Ministero nel 2016. Per chi non conoscesse il testo o volesse rivederlo, può trovare un link in descrizione. Dopo aver descritto l'andamento della variazione dell'acqua del fiume, il primo punto del problema chiede di verificare se una delle tre funzioni che sto per scrivere rappresenti questo andamento. Le tre funzioni sono f di t uguale a per coseno di b t più c, g di t a per e alla meno t quadro fratto b più c, e h di t uguale a per t per e alla 1 meno bt più c. Come si evince dalla descrizione, la funzione deve crescere da un valore t0 di 130 milioni di metri cubi fino a un valore t2 di 950 milioni di metri cubi, e deve essere anche il massimo, e poi iniziare a ridurre la portata dell'acqua. Per questo motivo la prima funzione sicuramente non è adatta a descrivere questo andamento, perché la funzione coseno è una funzione che ha un andamento sinusoidale, quindi è un andamento oscillante, e quindi non può descrivere adeguatamente la situazione. G di t è una funzione pari, quindi ha un unico punto stazionario, che quindi è per t uguale 0, e quindi non ha sicuramente un massimo o minimo in t uguale 2. Quindi delle tre funzioni, l'unica che potrebbe rispettare tutte le condizioni poste dal problema è la terza. E ora andremo a verificare se effettivamente lo è. Le tre condizioni poste dal problema si possono tradurre in queste tre condizioni algebriche. H di 0 uguale 130, infatti il problema dice che all'inizio delle rilevazioni l'acqua, quindi al giorno t uguale 0, l'acqua aveva una portata di 130 milioni di metri cubi. Poi dice che dopo due giorni la portata è di 950 milioni di metri cubi. Inoltre dice che da quel momento in poi inizia a scendere, quindi questo t uguale 2 è anche un massimo della funzione, quindi la terza condizione è che h' di 2 sia uguale a 0. Quindi dalla prima condizione, essendo t uguale 0, la prima parte della funzione vale 0, quindi otteniamo c uguale 130. Dalla seconda condizione otteniamo che 2a per e alla 1 meno 2b più 130, che possiamo sostituire a c, deve valere 950. La terza condizione invece, come abbiamo detto, richiede che la derivata della funzione in 2 valga 0. Quindi calcoliamo la derivata, h' di t, che è uguale ad a per e alla 1 meno bt più at per e alla 1 meno bt per la derivata di 1 meno bt, che è meno b. Andando a raccogliere otteniamo che la derivata della funzione è a per e alla 1 meno bt, che moltiplica 1 meno bt. Ricordando che volevamo che h' di 2 fosse uguale a 0, basterà sostituire al posto di t il 2 e risolvere un'equazione. Quindi a per e alla 1 meno 2b, che moltiplica 1 meno 2b, uguale a 0. Ma questo è vero se e soltanto se 1 meno 2b è uguale a 0, infatti questa parte è sempre positiva o sempre negativa a seconda che a sia positivo o negativo, ha lo stesso segno di a. Quindi 1 meno 2b è uguale a 0 se e solo se b è uguale a 1 mezzo. Pertanto abbiamo verificato che se b è uguale a 1 mezzo, t uguale 2 è un punto stazionario per la funzione. Andiamo ora a verificare che effettivamente questo è un massimo, ovvero andiamo a sostituire 1 mezzo nella derivata, ottenendo a per e alla 1 meno 1 mezzo t,
che moltiplica 1 meno mezzo t, e andiamo a porlo maggiore o uguale a 0. Affinché questo sia un massimo dovremmo avere t minore o uguale a 2. Questo è vero se e solo se a è positivo. Quindi se a è positivo, effettivamente questa funzione ha un massimo in t uguale 2. A questo punto non resta altro che sostituire un mezzo con b nell'ultima condizione proposta dal problema e trovare il valore di a e soprattutto verificare che questo è positivo. Quindi abbiamo 2a per e alla 1 meno 1 più 130 uguale 950. E alla 0 vale 1, quindi abbiamo 2a uguale 950 meno 130, quindi 2a uguale 820, quindi a uguale 410, che è positivo. Andando a sostituire i valori di a, b e c appena trovati, otteniamo che la funzione che rappresenta la variazione della portata d'acqua del fiume è data da h di t uguale 410t per e alla 1 meno t mezzi più 130. Come potete vedere, senza neanche accorgercene, abbiamo risolto anche il secondo punto del problema, che chiedeva di individuare i parametri per cui quella funzione effettivamente rappresenta l'andamento della portata d'acqua. Il terzo punto chiede di studiare la variazione della portata nel tempo e soprattutto di valutare dopo quanti giorni tale variazione raggiunge il suo minimo. Quindi, in particolare, chiede di studiare la derivata della variazione, ovvero la derivata seconda. Quindi, pertanto, il suo minimo, se c'è, sarà dato da un punto di flesso di h di t. Quindi, abbiamo trovato prima che h' di t era uguale a 410 per e alla 1 meno t mezzi meno 205 per t per e alla 1 meno t mezzi. Per calcolare il minimo della variazione dobbiamo di nuovo derivare questa derivata, quindi andare a studiare il segno di h secondo di t. H secondo di t è uguale a meno 205 e alla 1 meno t mezzi. Questa di nuovo è la derivata di un prodotto, quindi è data meno 205 per e alla 1 meno t mezzi, meno 205t per e alla 1 meno t mezzi per meno un mezzo. Facendo i calcoli e andando a raccogliere a fattor comune, otteniamo che la derivata seconda di h di t è uguale a 205 per e alla 1 meno t mezzi, che moltiplica t mezzi meno 2. Per calcolare il minimo di h', dobbiamo porre questa derivata maggiore o uguale a 0. Ma essendo questa parte, 205 per e alla 1 meno t mezzi, sempre positiva, questo equivale a studiare il segno di t mezzi meno 2. E t mezzi meno 2 è maggiore o uguale a 0 se e solo se t è maggiore o uguale a 4. Andando a fare il grafico del segno, otteniamo che la derivata seconda è positiva per t maggiore di 4 e negativa per t minore di 4. Da questo otteniamo che h' di t è decrescente per t minore di 4 e crescente per t maggiore di 4. Quindi quando t è uguale a 4 abbiamo un minimo che corrisponde al punto di flesso della funzione h di t. La seconda parte del punto 3 chiede di valutare analiticamente o per via grafica dopo quanti giorni la portata rientra nel limite di oscillazione del valore di regime normale. Nella parte introduttiva il problema dice che il regime normale è dato da 130 milioni di metri cubi più o meno un 10%. Quindi la portata normale deve
essere compresa tra 117 milioni di metri cubi e 143. Quindi, per risolvere questo problema, si tratta di andare a calcolare HDT uguale 143. Ricordando che HDT è uguale a 410 T per E alla 1 meno T mezzi più 130, ci rendiamo subito conto che l'equazione HDT uguale 143 non si può risolvere per via algebrica. Essendo però HDT una funzione continua, possiamo sfruttare il teorema di esistenza degli zeri, o dei valori intermedi se preferite, e andare a vedere tra quali valori abbiamo la soluzione. Andiamo ad esempio a calcolare h di 10. H di 10 è uguale a 410 per 10 per e elevato alla meno 4 più 130, che fa circa 205, superiore al livello richiesto. Quindi, essendo da t uguale 2 in poi una funzione decrescente, la soluzione ce l'avremo dopo 10. Andiamo quindi a calcolare h di 20, che è uguale a 410 per 20 per e alla meno 9 più 130, che è circa 131, che è minore di 143. Quindi la soluzione sarà tra 10 e 20. Cerchiamo di diminuire però questo intervallo. Andiamo a calcolare h di 15, che è uguale a 410 per 15 per e alla meno 6,5 più 130, che è circa 139, ancora minore al valore cercato. Andiamo ora a calcolare ad esempio h di 14, che è uguale a 410 per 14 per e alla meno 6 più 130, che è uguale a circa 144, superiore al valore cercato. Pertanto, il momento in cui la portata d'acqua rientrerà nei valori del regime normale sarà un certo valore T2 compreso tra 14 e 15. Il quarto punto del problema chiede di calcolare, nel tempo trascorso tra l'inizio del fenomeno e il rientro nel limite normale, quale sia il volume di acqua che ha superato il valore di regime normale. Questo equivale a calcolare l'area compresa tra il grafico della funzione e la retta y uguale 143, ovvero il grafico di quest'area qui. Per calcolare quell'area basterà fare l'integrale tra T1 e T2 di h di t meno 143 in dt, con T1 il punto in cui si supera il limite normale, che sicuramente potete vedere graficamente sta tra 0 e 1, e T2 il punto che abbiamo trovato in precedenza, ovvero un valore compreso tra 14 e 15. Per semplificare i calcoli possiamo approssimare T1 a 0 e T2 a 14 senza variare troppo rispetto al valore reale. Quindi andiamo a calcolare l'integrale tra 0 e 14 di 410 t per e alla 1 meno t mezzi più 130 meno 143, tutto calcolato in dt, che è uguale a 410 per l'integrale tra 0 e 14 di t per e alla 1 meno t mezzi dt meno 13t calcolato tra 0 e 14.
Questa parte dell'integrale si può svolgere per parti, prendendo come f di t, t, e come g' di t, e alla 1 meno t mezzi. Quindi avremo che f' di t è uguale a 1, mentre g di t è uguale a meno 2 per e alla 1 meno t mezzi. Pertanto avremo che questa parte dell'integrale è uguale a meno 820 t per e alla 1 meno t mezzi, calcolata tra 0 e 14, più 820 per l'integrale tra 0 e 14 di e alla 1 meno t mezzi dt. Pertanto avremo che tutto questo integrale è uguale a meno 820 t per e alla 1 meno t mezzi, meno 1640 per e alla 1 meno t mezzi, meno 13 t, tutto calcolato tra 0 e 14. Andando a sostituire 14 e 0 al posto della t nell'integrale ottenuto, abbiamo che il volume di acqua che è andata oltre il limite consentito è meno 820 per 14 per e alla meno 6, meno 1640 per e alla meno 6, meno 13 per 14. Ora andiamo a sostituire 0, quindi abbiamo più 0, più 1640 per e, più 13 per 0, 0. Andando a fare questo calcolo con la calcolatrice, otteniamo che questa espressione è circa uguale a 4243 milioni di metri cubi.